rimangono sempre quelli di sempre, cioè quindi noi facciamo della consulenza globale il nostro principio di vita. Perché parlo di consulenza globale? Perché c'è sempre più bisogno di non guardare soltanto all'aspetto finanziario, ma coprire effettivamente i bisogni della nostra clientela. Il concetto che oggi, lei pensi, si è allungata fortemente, no? la possibilità di vita, cioè da sì che sostanzialmente è cambiato un po' quelle che sono certe tematiche nel ciclo di vita stessa dei nostri clienti. Oggi il fatto comunque di poter dare e mantenere un certo tipo di stabilità finanziaria ai propri figli parte proprio da una corretta pianificazione patrimoniale, quindi parlare di passaggi generazionali, parlare di protezione, perché oggi mi sembra abbastanza riduttivo andare a dire che redditività do a un risparmio, quando invece oggi il grosso bisogno è mantenere nel tempo questo risparmio e tutelarlo. Ecco perché sostanzialmente oggi ci accorgiamo di situazioni abbastanza strane, no? Che uno cerca redditività dal suo risparmio e magari non guarda quello che lascia sui conti correnti, che oggi sono oltre 880 miliardi lasciati sui conti correnti, che sono più del 20% del risparmio complessivo degli italiani. Quindi lasciare un 20% con redditività spesso negativa sui conti correnti e magari chiedere un rendimento anche piccolo su una parte di risparmio, no? Magari facendo anche del fai da te. Quindi siamo veramente nell'ambito dell'assurdo, ma questo assurdo è generato da ciò che oggi ci contorna, quindi non è non capibile, è sicuramente da gestire, perché il concetto di lasciare liquidità sul conto corrente nasce da che cosa? Dalla paura che in caso di un bisogno, no, la sanità pubblica non intervenga in maniera adeguata, e questo specialmente nelle aree del centro-sud. E questa è una paura vera, però è una paura che si può risolvere avendo un consulente patrimoniale, quindi un vero consulente che segue i tuoi bisogni, che ti dia sostanzialmente una consulenza che in questo caso è ti proteggo tu come capitale sottoscrivendoti una polizza assicurativa di poche centinaia di euro. Allora, poche centinaia di euro fanno molto di più di avere una forte liquidità sul conto corrente. E questo è solo uno degli esempi che può far capire che cosa oggi vuol dire fare consulenza a 360 gradi, che è quello che facciamo noi. Siamo vicini al cliente non soltanto da un punto di vista della pianificazione finanziaria, dove, anche qui mi soffermo un attimo, noi siamo i fautori della capacità di risparmio, che è diverso da dove investo il risparmio. Cioè noi fin dall'inizio abbiamo sostanzialmente sempre creduto nei piani di accumulo. Piani di accumulo è insegnare, quindi ritorniamo a un concetto di educazione, al risparmiatore effettivamente cosa deve fare nel tempo, e quindi cioè non partire dal concetto di dire ricavo meno costi vediamo se risparmio, ma ricavi meno il risparmio che serve per pianificarmi la vita e poi tutto il resto. Ecco, e questo è un qualcosa che aiuterebbe molto, no, a far capire che quanto c'è bisogno di questo tipo di cultura, soprattutto se vediamo le analisi che sono uscite in questi giorni, no? Dove il 60% dei cosiddetti risparmiatori ti dicono ma tu il concetto di benessere qual è? È legato al brevissimo, no? Voglio una bellissima qualità della vita e voglio farmi una bellissima vacanza. Ma è chiaro che, voglio dire, senza una pianificazione stai parlando di qualcuno che ha lavorato per te e ha risparmiato per te, no? Per cui è un concetto veramente residuale. MiFID 2 parte un po' da lontano, no? Adesso tutti si stanno concentrando sul client report che uscirà a breve, no? E andrà ai clienti evidenziandogli un po' quello che sono i suoi costi, la redditività su alcuni investimenti. Ma in realtà MiFID 2 è già in essere da oltre un anno e mezzo, no? Perché sicuramente nell'ambito della sottoscrizione di quelli che sono nuovi contratti, già l'anno scorso doveva essere presentato al cliente in forma MiFID 2, quindi in maniera molto molto esplicita e tabellare al cliente quali sono i costi che va sostenendo. Noi l'abbiamo sempre fatto, il nostro modo di ragionare, il nostro modo di affrontare il cliente, quindi non ci spiazza questo tipo di sistema, ma anzi porta l'accento al fatto che il cliente oggi sia sempre più consapevole che quello che gli costa un prodotto deve avere un controvalore, che è il valore aggiunto che noi diamo da un punto di vista del servizio. E quello che gli dicevo prima, cioè quindi tutelare
il capitale umano, prevenire quelle che possono essere possibilità, no, legate alla sua quotidianità, e quindi un concetto di assicurazione, essere vicino a questo cliente nel momento in cui deve fare deve sostenere delle spese. Noi nel credito, pensate che l'anno scorso abbiamo erogato oltre 2 miliardi di credito, quindi siamo molto di più di banche tradizionali, per cui quando uno dice fare consulenza complessiva, tutti a volte ne parlano, ma poi bisogna guardare effettivamente i numeri, no? Cioè, quindi quando uno dice fai credito, noi facciamo 2 miliardi di erogati di credito, non qualche centinaia di milioni. Fai protezione, noi su questo stiamo crescendo fortemente e crediamo fortissimamente a questo tipo di professione.